Benvenuti a questa nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono Edo e Ganzo e il qui presente Rosso. E oggi siamo qui riuniti per una cosa specialissima da fare che noi del Pistone Podcast volevamo fare da tanto tempo. Oh yes. Ovvero intervistare due persone particolari alle quali lasciamo loro la totale introduzione perché vogliamo farvi questa sorpresa, sì, ecco. Partiamo diretti con la primissima domanda, ecco. Perché la prima domanda è chi siete e qual è il vostro lavoro e perché siete qui, ecco. Sì. Allora, parto io. Io sono Ezio. Sì, parto io, sì. Io sono Ezio Pavesi e praticamente ho la fortuna di aver incontrato nel 1991, ad aprile del 91, praticamente ho incontrato Romano Artioli, che è il presidente che ha portato in vita la Bugatti Automobili. Praticamente dal 1945 in poi la Bugatti non ha più, come marca automobilistica, non ha più prodotto, e il marchio è stato fatto rinascere in Italia da Romano Artioli. Io ho avuto la fortuna, abitando a Campo Gagliano, di conoscerlo, e insieme alla mia ex moglie, insomma, praticamente siamo stati assunti come custodi nell'aprile del 1991, e da allora praticamente, insomma, sì, è cambiata la mia vita, insomma, è cambiata la vita della nostra famiglia, perché dal nulla siamo stati, praticamente abbiamo vissuto questa bellissima esperienza, questa rinascita della Bugatti, che praticamente con la IB110, che è l'auto prodotta a Campo Gagliano, ha praticamente cambiato la storia dell'automobilismo, diciamo, italiano, ma anche a livello mondiale. Perciò io, come custode, ho fatto il custode in modo effettivo, come dipendente, abitando all'interno dello stabilimento fino al fallimento della Bugatti Automobili di Campo Gagliano, che è successo praticamente a settembre del 95. Io da allora, sia col curatore fallimentare, insomma, io praticamente dopo il fallimento, io abitando lì, ho continuato a fare il custode fino a pochi mesi fa, perché poi lo stabilimento è stato acquistato da questo americano, che lui ha idee diverse, sì, delle mie, insomma, della mia di come custode. Praticamente sì, fino a alcuni mesi fa, per 30 anni ho fatto il custode a tempo perso, diciamo che io dopo il lavoro, la notte facevo, praticamente abitando lì, facevo i controlli, anche se lo stabilimento era vuoto, praticamente ho cercato di mantenerlo in vita il più possibile. Nella fortuna, cioè di continuare a fare il custode, potendolo fare, perché ho abitato all'interno dello stabilimento per questi 30 anni, è stato che dal nulla, praticamente da uno stabilimento vuoto, praticamente c'è stato questo riconoscimento a livello mondiale della Bugatti italiana. Cioè il periodo della Bugatti dal 1988 al 1995 è stato riconosciuto a livello mondiale, perciò il mio lavoro di custode, che io non ho fatto altro che fare il custode, cioè di custodire questa storia, è stata riconosciuta a livello mondiale, e praticamente nel 2019 la stessa Bugatti, che adesso è il gruppo Volkswagen, è venuta lì a riconoscere questa storia, venendo a presentare l'auto dei 110 anni della storia della Bugatti. Perciò diciamo che si sono stato fortunato. Io, nella mia passione, cioè nel dare tutto il mio tempo a custodire lo stabilimento, praticamente sono riuscito a far sì che tutto il mondo riconoscesse il valore di questa storia unica che è la Bugatti a Campo Gagliano, la Bugatti italiana, sì. Sì, infatti abbiamo visto anche noi la Bugatti 110, giusto? Quella che è stata sì, creata. L'IB110, sì. L'IB110, perché praticamente cosa è successo? Cioè, l'IB110 è l'auto che è stata prodotta lì, che è l'auto praticamente che è nata 110 anni dopo la nascita di Ettore Bugatti. Perciò lì a Campo Gagliano è nata la IB110, Ettore Bugatti 110, sia modello... modello sportivo, che sia il modello turismo, che il super sport, che è quella che ha acquistato poi Schumacher,
E poi è nata l'IB112 due anni dopo, che era l'auto dei 112 anni dalla nascita di Ettore Bugatti. Perciò praticamente questo riconoscimento, la 110, che è l'auto che praticamente è stata presentata dai 110 anni, cioè che è quella che praticamente dal 1909, la storia della Bugatti è nata nel 1909 e nel 2019 per i 110 anni è stata fatta quest'auto, che praticamente non è altro che la rivisitazione storica della IB110 presentata nel 1990, nel 1991 a settembre a Parigi. Perciò questo vuol dire che la Bugatti, diciamo, attuale nel 2019 ha presentato l'auto dei 110 anni ricordando l'auto che è stata presentata a Campovagliano. Dopo non so se con questo sono riuscito a chiarire sì, effettivamente infatti... di quanto è stato il valore storico, cioè se non si fosse stato, se non avessi fatto il custode, se non ci fosse stato lo stabilimento e la sua storia, i 110 anni non ci sarebbe stata questa rivisitazione storica. Perciò diciamo che la Bugatti effettivamente a distanza di 110 anni ha dato valore al presidente Romano Artioli e quello che ha fatto lì a Campovagliano. Sì. Sì, infatti noi prima ci riferivamo appunto alla 110, quella che è l'autotributo che è stata creata e che poi è stata bellissima anche la presentazione. Se vuole presentarsi anche la seconda persona che è qui dentro, visto che... Certamente. Io sono Enrico Pavesi, sono il figlio del custode, perché praticamente è il mio appellativo da sempre. E niente, ho avuto questa grande fortuna, come tutta la nostra famiglia, ma io dopo, perché sono nato dopo il fallimento nel 1997, di poter nascere all'interno della fabbrica Bugatti di Campovagliano. È ancora oggi una parte della mia vita, ma della nostra vita, e la cosa che diciamo che secondo me ci ha portato qua è il fatto che prima mio padre, che praticamente io poco tempo fa ho chiesto a mia madre: ma quando è che il papà dopo il fallimento ha iniziato, diciamo, ad occuparsi della fabbrica in questo modo? E lei mi ha detto: ma praticamente non ha mai smesso. Cioè, quindi non c'è stata, diciamo, un'interruzione durante il fallimento. Cioè, lui praticamente al fatto di controllare, tagliare l'erba, prendersene cura, non ha mai smesso. E io ad un certo punto d'estate, che praticamente la fabbrica era parte integrante della casa, ero all'inizio, come, diciamo, mi veniva data la paghetta, no? In base a quanta erba tagliavo della fabbrica, che immaginatevi, la fabbrica sono 7 km quadrati di area, di cui 5 chilometri solo di verde. Quindi immaginatevi quanto c'era da lavorare. E mio padre, che prima da solo, poi dopo con me lì presente, e all'inizio è iniziato, come vi ho detto, quindi per la paghetta, diciamo, poi è diventata una passione. Abbiamo, diciamo, continuato a proteggere questa fabbrica, e la cosa che è successa dopo è che abbiamo iniziato ad aprire i cancelli, in accordo con, prima con il curatore fallimentare, poi con la proprietà che c'è stata dopo, ad aprire i cancelli agli appassionati per raccontarne la storia. Ed è stato bellissimo vedere come quello che è diventato proprio, cioè noi, il fatto era che noi eravamo dentro tutti i weekend a tagliare l'erba, sempre, o a fare dei lavori, o a potare, o a tirare i secchi che mio padre aveva messo per raccogliere l'acqua piovana, cioè un lavoro c'era da fare tutti i weekend. Quindi trovavamo la gente che cercava di scavalcare. Allora mio padre un giorno ha messo questo cartello dicendo: se qualcuno vuol vedere, e l'abbiamo iniziato a valorizzare. E poi dopo sono venuti moltissimi, ma era bellissimo vedere come da tutto il mondo venissero. Ma e la cosa bella che noi abbiamo deciso di fare è stata quella di raccontarla a tutti allo stesso modo. Cioè non è che c'era l'appassionato maggiore o minore, perché poi nel tempo sono iniziati a venire i proprietari di super sportive, sono venuti dei miliardari, sono venuti dei politici, quindi sono venuti degli attori, dei VIP. Quindi, e noi però con tutti abbiamo sempre voluto farla allo stesso modo la visita, cioè raccontare a tutti con il cuore questa storia. E abbiamo anche organizzato degli eventi, prima con delle altre associazioni, poi proprio nell'ultimo evento abbiamo fondato questa associazione storico-culturale che si chiama proprio Bugatti Automobili Campovagliano, e con tutto il materiale che siamo riusciti a raccogliere dagli ex dipendenti, che si è riusciti a salvare proprio dal fallimento, perché anche all'epoca, quando fu fatto il fallimento, molte cose le volevano buttare.
E noi proprio all'epoca siamo riusciti a salvarle, proprio dicendolo anche al curatore, dicendo, mio nonno all'epoca gli disse, ma invece che lasciare questa carta da macero, no? Cioè, possiamo, posso? Allora il custode all'epoca, il curatore all'epoca gli disse, sì, sì, e abbiamo, diciamo, questo archivio, che poi dopo è aumentato nel tempo grazie agli ex dipendenti, che ognuno aveva tenuto qualcosa, diciamo così, è diventato, conta più di 1500 oggetti fra foto, oggetti, poi io vado a tutte le fiere di auto d'epoca a cercare delle cartelle stampa, delle immagini, nei giornali dell'epoca, e abbiamo questo archivio che conta più di 1500 pezzi, fra cui anche documenti di R&D, quindi della bella storia, e abbiamo fatto questa associazione che ora che abbiamo, diciamo, lasciato la fabbrica dopo tutto questo tempo, anche perché oggettivamente il ruolo da custode, c'è, io lo dico perché è quello che secondo me poi dopo è stato riconosciuto, il lavoro fatto da mio padre è stato quello di salvarla in questo momento molto buio, dove dovete sapere nel mentre doveva anche diventare un centro commerciale. Addirittura. E invece mio padre non ha mai smesso di credere. Sì, nel 2009 c'era un progetto con l'Apo Elcam per un centro commerciale. Mio padre, in tutto questo periodo, davanti anche a decine di investitori che prima sì, poi no, poi dicevano, poi non facevano, abbiamo sempre continuato, diciamo, senza demordere, senza anche farsi prendere, no, dai momenti, da quello che succedeva, continuare a mantenerla in vita, e l'abbiamo portata a diventare poi quella che è il nome che pare diventerà questa società che ci verrà, cioè la Fabbrica Blu, che è conosciuta in tutto il mondo, ma proprio con una semplicità e un, diciamo, anche senza volere niente in cambio. Anche l'associazione che abbiamo creato è no profit, abbiamo creato un'associazione no profit che continuerà, che noi vogliamo proprio che diventi un'istituzione che continui nel tempo, non è che quando noi non ci saremo più, quando mio padre non ci sarà più, spero più tardi possibile come tutti, però non è che si deve fermare. C'è la Bugatti italiana, che come adesso scoprirete, soprattutto intervistando mio padre, che c'era all'epoca, è stata un'esperienza non solo che ingegneristicamente ha fatto tanto, ma anche umanamente, industrialmente, proprio di cambiamento storico, di rivoluzione economica nel mondo dell'automotive ha fatto, deve continuare a rimanere viva. E quindi io vi ringrazio quando mi avete contattato per partecipare, perché come succede che molti potrebbero dire no, ma bisogna fare una selezione, invece noi, chiunque ci chiede, anche se fosse stati due appassionati che ci scrivevano per prendere un caffè insieme e avere qualche, diciamo, aneddoto da parte di mio padre, noi siamo felici di queste cose, perché è proprio questo, è l'unico modo per mantenere in vita una storia, ed è stato il metodo che goccia dopo goccia, diciamo, ha fatto ritornare, diciamo, a livello mondiale famosa la fabbrica Bugatti di Campogalliano. È stato questo metodo anche proprio di avere con noi tanti appassionati come voi che ci hanno creduto nel valore di questa storia, che nel passato non... Cioè anche le B110, per chiudere, è un'auto che nel 2002 valeva intorno ai 300.000 euro. Quindi voi dovete immaginare che nel 2002 valeva 300.000 euro, e oggi le Gran Turismo, che è la versione più basica, diciamo, sì, anche se non lo è, viene valutata alle aste al minimo a 2 milioni di dollari. Quindi in più di vent'anni abbiamo avuto un aumento esponenziale di valore di questa storia, ma che all'epoca nessuno credeva. Quando la fabbrica è fallita, e questo me l'ha raccontato un meccanico dell'epoca che fece compravendita di auto, cioè c'erano i clienti che volevano venderle le auto, volevano vendere, ci andava lì dicendo, oh, ti prego vendila, perché non credevano nel valore di queste auto. Invece chi le ha tenute ha fatto jackpot. Io conosco un signore che l'ha presa a un prezzo ridicolo e ora ha delle offerte da milioni di dollari, poi lui non la vende perché è affezionato a questa auto, ma per farvi capire che non è una storia che uno dice, ah, ma è sempre stata famosa e uno l'ha fatto perché era famosa. No, noi l'abbiamo sempre fatto con il cuore, perché credevamo nel valore di qualcosa che all'epoca non sembrava lo avesse. Beh, sì, diciamo che noi, comunque anche noi, rispetto a quello che hai detto prima, prima che come Pistone Podcast nasciamo anche come appassionati, quindi il caffè lo accettiamo molto volentieri, ecco. Passiamo subito alla seconda domanda. Abbiamo parlato un po' di storia generale, quindi mi verrebbe da dire partiamo dalle origini. Quindi vi chiedo, com'era la Bugatti dei tempi d'oro e riguardo alle B110, cosa voi avete vissuto nello specifico di questo mito, di quest'auto, e se siete mai saliti su un B110 o anche sugli altri modelli da Bugatti un po' più moderni, ecco. Insomma, la vostra esperienza con i tempi d'oro, ecco. Guarda, su questo lascio mio padre e io rispondo solamente all'ultima, perché io non c'ero all'epoca, come detto, c'era lui e mia madre e mio nonno e mia nonna, perché tutta la famiglia poi fu coinvolta. Quindi lasciamo la parola a lui, poi io sull'ultima. Perfetto. Parte. Allora, la domanda era riferita alla Bugatti da quando è rinata
a Campogalliano, giusto? Sì, sì, la Bugatti dei tempi d'oro, quella della terra dei motori, che anche noi, perché poi noi siamo, siamo giovani, ci siamo un po' persi. Esatto. Praticamente la gente, per farti un esempio, la gente veniva a visitare lo stabilimento dicendo: io sono anni, e da quando è nata la Bugatti, che ho avuto questo desiderio di venirla a visitare, passando dall'autostrada, ho avuto vedendo questa bellezza che era praticamente la fabbrica, ho sempre avuto il desiderio. E queste frasi che praticamente anticipavano la visita, perché telefonavano e chiedevano di poterla visitare proprio per questo motivo. Perciò già da fuori, praticamente chi ha ricevuto da bambino il modellino della IB110, già passando da fuori la gente aveva questo desiderio di vedere lo stabilimento. Perciò pensate a cosa poteva essere lo stabilimento all'interno. Era un'opera d'arte 30 anni fa, quello che è adesso un'opera d'arte andare a visitare la Ferrari, andare a visitare la Lamborghini, andare a visitare la Pagani. Cioè, quando tu entri oggi in uno stabilimento della Motor Valley, tu vedi la bellezza, cioè tu vedi i dipendenti vestiti in un determinato modo, vedi l'ordine, vedi la bellezza all'interno degli stabilimenti. Non vedi un'officina, tu vedi praticamente, tu rimani praticamente stupito di come effettivamente montano l'auto, dell'ordine, dei pezzi, insomma. Perciò pensate allo stabilimento 30 anni fa, quando quello che c'è adesso non esisteva. Perciò lo stabilimento di Campogliano ha creato quella comunicazione che è fondamentale quando tu hai un prodotto d'élite. Cioè, tu hai un prodotto d'élite, devi praticamente avere devi comunicarlo all'esterno e anche all'interno. Perciò tu entravi all'interno di questo stabilimento, dovevi parcheggiare, poi dovevi entrare esclusivamente a piedi, e già allora lo stabilimento di Campogalliano era organizzato per fare le visite guidate. E questo, le visite guidate negli stabilimenti attuali, è da una decina d'anni che le fanno. Perciò pensate 30 anni fa cosa voleva dire entrare nello stabilimento Bugatti. Cioè, tu potevi entrare dove in altri stabilimenti non potevi entrare. Faccio un esempio: quando è venuto Schumacher, è venuto a ritirare la sua IB110 Super Sport gialla, gli è stata consegnata l'auto insieme a tutti i dipendenti, insieme a tutti i giornalisti. Cioè, praticamente la comunicazione e la bellezza era la normalità, l'ordine del giorno. Allo stesso tempo, un altro esempio: io come dipendente, io come semplice custode, come tutti i dipendenti, siamo stati alla presentazione mondiale della IB110 a Parigi, con il Gran Galà alla sera a Versailles. Perciò noi dipendenti abbiamo partecipato personalmente a tutti gli eventi a livello mondiale. Bellissimo. Perciò io da semplice custode, perciò una cosa che ha fatto il nostro presidente Romano Artioli, ha fatto sì che il fattore umano fosse la cosa fondamentale all'interno di uno stabilimento che era stato creato a livello umano, cioè dove praticamente tu avevi l'ambiente migliore per poter produrre, per poter pensare, per poter creare. Perché effettivamente, provate a pensare, lo stabilimento è stato presentato al mondo a settembre del 1990, e nel settembre del 1991, settembre perché la data ricorre alla nascita di Ettore Bugatti, perciò tutti gli eventi mondiali Bugatti vengono fatti a settembre, perciò nel giro di 2 anni è stata fatta un'auto da zero. Perché un conto è facile, non so, la Ferrari dice fra 2 anni, la Maserati dice io fra 2 anni esco con un modello. Loro però hanno già uno stabilimento, hanno già degli ingegneri, hanno già le sale prove motori, hanno già una catena di montaggio. Ma provate a pensare a uno stabilimento che prima non c'era, che dove praticamente è stato fatto lo stabilimento, sono state assunte le persone ed è stato portato avanti un progetto dove l'auto era
tutta creata da zero e creata all'interno dello stabilimento e sviluppata all'interno dello stabilimento. Perciò nel 1991 a settembre è stata creata un'auto, e la bellezza la possiamo vedere oggi dalle foto, è stato creato un'auto che da 0 a 100 faceva 3 secondi e 2, record di velocità a metano, record di velocità... È vero. Di velocità su ghiaccio. È vero, cioè, il motore a metano, l'avevo sentita questa cosa e l'avevo anche rivista in un'intervista molto interessante questa, bellissima. Perciò questi risultati sono stati ottenuti proprio perché c'era uno stabilimento fatto a regola d'arte, ma soprattutto funzionale per poter creare e sviluppare le idee dei progettisti che erano all'interno. Perciò sono stati assunti i tecnici che venivano dalla Ferrari, dalla Lamborghini, dalla Motor Valley e anche da altre parti del mondo, e hanno potuto, praticamente è stato, questa macchina si è sviluppata, e anche la sua quattro ruote motrici, pensate un'auto quattro motrici, perché Artioli diceva è fondamentale la sicurezza del pilota, di chi la guida, perciò quattro ruote motrici voleva dire prestazioni anche di sicurezza maggiori. Perciò è tutto grazie allo stabilimento, ma grazie a quello che ha creato Romano Artioli dentro tutti noi, cioè praticamente ha creato una famiglia dove effettivamente tutti potevano dare il proprio apporto e veniva premiato il proprio apporto, ma soprattutto non solo a livello economico, perché diceva Artioli, diceva chi lavora deve essere pagato, ma anche a livello umano. Perciò noi tutti dipendenti, noi siamo, come possiamo dire, rimasti affezionati a questa storia perché ci ha trasformato, no? Perché ognuno di noi da persona normale è diventata persona speciale perché faceva parte di un progetto speciale, sì. Quindi in sintesi un fattore umano molto, molto determinante nell'azienda in generale. Esatto, soprattutto in un ambiente, fattore umano speciale in un ambiente speciale. Certo. E aggiungo... Vai pure, Eric. No, aggiungo che io ho fatto la tesi proprio su questo, che si chiama Bugatti Automobili Campo Gagliano, il fattore umano. E mentre l'ho fatto ho trovato il fascicolo che diedero a mia madre quando fu, diciamo, spostata da custode a segretaria, quindi lavora, diciamo, ad impiegata, che poi fu responsabile del negozio anche. Ci sono proprio le foto anche di lei con Schumacher nel negozio. E quindi quando fu fatto questo, diciamo, cambiamento, gli venne dato questo libro, questo manuale aziendale, in cui la prima pagina era una lettera di Romano Artioli. È una lettera, questo è parte del nostro archivio, quindi vi aggiungo che quando vorrete prendere il caffè insieme, magari venite a vedere anche l'archivio, così potete vedere un po' anche qualche documento. Certo. Qualche documento. Quindi cosa succede? Questa lettera dice, io vi dico alcuni passaggi. Il primo è benvenuto, quindi ti dava proprio il benvenuto in questa grande famiglia. Ma il punto che a me è rimasto è quello in cui lui dice, adesso io parafraso un po', ma ti chiedo, quindi parlando lui che parlava alla persona che leggeva, quindi al nuovo dipendente, ti chiedo di dare il massimo insieme ai tuoi colleghi e di usare la mente anche quando può sembrare che possano servire solo le braccia. Quindi questo era indirizzato perché dovete sapere che tutti per Romano Artioli, dal primo all'ultimo, da chi puliva i bagni al massimo ingegnere, erano fondamentali nell'azienda ed erano fondamentali a livello non solo umano, ma proprio anche di chiedergli dei pareri. Pensate che mio padre l'ha spiegato un po' semplicemente, ma voi dovete pensare che lo sviluppo del motore delle P110 è iniziato nell'88, del motore, ma voi dovete vedere, come ha detto mio padre, che hanno fatto un motore V12, quadriturbo, contrazione 4x4, accelerazione da 0 a 100 per la Supersport in, se non sbaglio, 3,5 secondi, che nello stesso periodo l'F40 faceva 4,1. Quindi dovete immaginarvi che per fare questo loro hanno fatto in 88 sviluppo del motore, in 90 c'è la fabbrica, 91 lo presentano la macchina, 92 la mettono in consegnano la prima. Quindi in 4 anni loro hanno sviluppato un'auto, hanno sviluppato il motore, l'auto, hanno sviluppato, aggiungo, il telaio in carbonio, perché l'EB110 è stata la prima auto omologata con il telaio 100% in carbonio, aveva la monoscocca in carbonio, fatta dall'aerospaziale, quindi dalla parte privata dell'agenzia aerospaziale francese. Loro l'hanno fatto in 4 anni, ma voi sapete qual è stata una delle parti fondamentali per essere così veloci anche nella messa in produzione, che è la cosa più difficile di un prototipo? La cosa che hanno fatto è stata quella di coinvolgere tutta l'azienda,
Proprio in questa lettera d'inizio Artioli cita un concorso, diciamo, per portare delle idee a premi. Cosa succedeva? Che tutti erano invitati a portare delle idee per migliorare l'azienda e per accelerare e per migliorare la produzione dell'auto, e chiunque li portava, ogni tot giorni si riuniva questa commissione con i massimi ingegneri dell'azienda che valutavano le idee, e tu prendevi un premio in denaro per l'idea. E vennero presentate centinaia di idee, e queste qui hanno dato la possibilità di, diciamo, mettere in produzione così velocemente l'auto. E pensate che anche lo spirito in azienda era quello di una grande famiglia, e Artioli raggiunse questo proprio perché lui metteva le persone al centro, non solo nella valutazione del prenderle, perché lui prese i migliori da tutte quante le aziende, cioè lui prese i migliori da Maserati, i migliori da Ferrari, i migliori da Lamborghini, e queste persone però all'inizio non andavano molto d'accordo, perché come sapete noi emiliani siamo molto teste calde in un certo senso, quindi ognuno parlava del suo campanile, diceva: ah, ma io vengo da Ferrari è meglio, Maserati è meglio, e così. Invece Artioli, che vedeva il fatto che ognuna delle varie aziende della Motor Valley ha un punto di forza, ad esempio la Ferrari per l'R&D di sviluppo iniziale è delle migliori, ha le migliori teste, invece la Lamborghini nello sviluppo del prototipo e del motore, quindi la parte di sviluppo, è fra le migliori, e la Maserati invece nel lato produttivo è fra le migliori. Quindi unendo queste cose qua tu ottieni il massimo, però le persone non sono, come diciamo, non è facile unirle. Quindi Artioli fece fare a tutti un corso sul fattore umano che insegnava a tutti a dialogare, a rispettarsi, a come risolvere, diciamo, i problemi, a come porsi l'uni con gli altri. Pensate che fra la prima data di questo corso e la seconda, tutti furono obbligati, quando incontravano un altro, a fermarsi, guardarlo negli occhi, stringergli la mano e dirgli buongiorno. È una piccola cosa, però cambiò radicalmente. E la fabbrica, che come voi potete vedere dalle foto anche online, era immersa nel verde, era proprio un'oasi felice, divenne proprio così una grande famiglia unita. E Artioli era, diciamo, il non era il datore di lavoro, era il leader, no, di ognuno, e riuscì in questa cosa difficilissima, che è quella di far condividere la sua mission, quindi la sua idea di riportare in vita il marchio Bugatti di come la vedeva lui, a tutti. Cioè c'erano delle persone che proprio ancora oggi dicono: l'abbiamo riportata in vita la Bugatti, cioè parlano al plurale, proprio perché tutti sentivano di essere parte, anche l'ultimo degli ultimi. E invece su un EB110 siete mai saliti, sia da passeggero che magari anche da guidatore? Domanda così un po'... Allora, io rispondo brevemente. Allora, io ci sono salito, okay, però non l'ho mai voluta guidare, perché per guidare poi all'interno dello stabilimento per pochi metri. Beh, chiaro, sì. Proprio per questo timore reverenziale, cioè c'è stata un'occasione, perché proprio ho questo, è come praticamente vedere un'opera d'arte, e per la sua bellezza hai paura che avvicinandoti rischi di rovinarla, proprio per questo timore, cioè per questo, come possiamo dire, per questa bellezza così, per questi ricordi, per questo valore che ha per me. E ti dico, ci sono salito anche dal lato guida, ma però non ho mai avuto questo coraggio, diciamo, questa, come possiamo dire. Sì. Invece mio figlio, lui ha avuto la fortuna, la sfrontatezza di guidare. Sì. Ah sì? Io ragazzi, dovete sapere che io, ogni volta che c'era un'auto lì, io al proprietario dicevo sempre: ma posso guidarla? Perché al massimo, sì, può dire di no. No, cioè, no, il tema, guarda, è questo, al massimo dice io di ti no. Capisco benissimo, perché io personalmente faccio sempre la stessa cosa. Io chiedo sempre, uno lo dice, posso? Con gentilezza posso, e poi al massimo dice, e quindi no. grazie a questo come passeggero sono salito su. Allora, su una Bugatti Type 35, su una Bugatti, quindi quelle d'epoca, una Bugatti, sì, Brescia. Poi sono salito sulle B110 di Parigi, quindi quella della presentazione. Poi sono salito sul prototipo della EB112, poi, okay, sono salito su varie EB110 Gran Turismo e su varie EB110 Supersport, poi dopo sono salito su una Veyron e sono salito su una Chiron. Okay. Le ho fatte tutte in pratica. No, questo è lato passeggero. Lato guida invece ho guidato EB110, EB112. Anche le EB112? Sì, sì, ma perché voi dovete sapere che la storia è che un po' di tempo fa mi ha contattato questo venditore tedesco che fa, quando eravamo ancora custodi, sarà stato l'estate scorsa, allora mi fa: guarda, noi abbiamo comprato un EB112, vorremmo fare uno shooting lì.
verremmo con una Chiron Carbon Skin, quindi quella con tutto il carbonio sopra, con l'IB 112 e con una Bugatti d'epoca. Quando sono arrivati, l'IB 112 non partiva più. Allora io mi sono smosso trovando tutti degli ex dipendenti che ci dessero una mano a farla partire. Abbiamo fatto tutti dei trusti, perché il problema era che in Germania hanno chiuso il bauletto dietro non si apriva, le batterie erano dietro. Allora abbiamo dovuto far dare elettricità direttamente al motorino d'avviamento. Mm-hmm. Quindi è stata una roba assurda. Io sono stato il primo ad accenderla e poi sono partito. E ho iniziato a girare, perché loro mi hanno detto: non spegnerla, vai, vai, che così il volano fa ricaricare. Va bene, va bene. Allora l'ho guidata. E quelle le B112 me la sono proprio guidata per bene. Anche le B110, perché la GT c'è questo signore di vicino Campogagliano che ne possiede una, ed è una persona straordinaria, perché è una persona che ha a cuore la storia, e lui quando c'erano degli eventi, lui anche se non aveva tempo, lui faceva in modo di farcela avere, e poi ci lasciava le chiavi. Io non l'ho mai guidata ad alte velocità per il rispetto proprio di questa persona, però la potevo guidare, le chiavi le avevamo noi, la guidavo io. Quella lì. Poi c'è stata anche una Super Sport. Interrompo solo un attimo, cercate di tenere presente che noi stiamo parlando di quello che avveniva in uno stabilimento, cioè quello che è avvenuto in questi, diciamo, in questi due o tre anni, ultimi anni o nell'ultimo anno, in uno stabilimento chiuso da 25 anni. Cioè noi stiamo parlando di cose che effettivamente sono successe in uno stabilimento chiuso da 25 anni. Cioè praticamente succedevano della gente, come il proprietario di queste B112 telefonava, per chiedeva per favore di venire lì. Cioè cose incredibili. Mm-hmm. Mm-hmm, certo. E poi dopo la storia è stata anche della Chiron, perché io gli ho detto: ma mi fate guidare anche la Chiron? Mm. Mi sono fatto un bel giro anche. E il tipo, mi ricordo ancora che il tipo mi fa: vai piano. Io spiega che all'interno dello stabilimento c'era questo circuito che c'era questo circuito lungo circa un chilometro, in cui venivano provate tutte quante le auto, e lì ci sono anche salito sopra con il famoso Loris Bicocchi, grande amico. Sì, lui è un nostro grande amico. Qua mi collego io, perché adesso arriva una domanda alla quale sono molto affezionato, studiando io ingegneria a Modena, che è: sotto il grande tetto della fabbrica blu, di questa fabbrica Campogagliano, sono passati i più grandi ingegneri della storia italiana, praticamente, cioè Stanzani, Forghieri, Materazzi come consulente esterno, Artioli, e poi avete avuto anche l'onore, cioè la pelle d'oca adesso a parlarne, di rinomi, di appunto collaborare anche con persone come Loris Bicocchi, che è stato secondo me uno dei più grandi collaudatori, cioè sulla faccia della terra proprio, credo, non lo so, perché cioè, ha un'esperienza esagerata. Proprio lui è una di quelle persone che faceva il collaudatore quando le indicazioni, cioè i limiti erano un'indicazione, ecco. Cioè non c'era un vero e proprio, c'era da studiare, ecco, però non c'erano nemmeno i controlli di oggi, ecco, quindi era un'emozione, però anche tutto nel piede destro, ecco. E se volete raccontarci un po' come... Loris è una grande persona, un uomo di cuore, una persona straordinaria, umanamente che professionalmente, una persona che ha preso a cuore la fabbrica, anche perché lì lui ci è cresciuto, perché lui arriva da Lamborghini, e come racconta proprio anche lui, è stato il punto dove è stato proprio è cresciuto molto con Bitcock, che oggi non c'è più, mm-hmm. Io non ho mai conosciuto, che però era un collaudatore straordinario e che gli ha insegnato tanto. E lui, pensate che Loris, come racconta nel film documentario che c'è su YouTube, che si chiama The Forgotten Supercar, che è di Simon Kingston, che salutiamo, con il nostro grande amico, che è stato il primo a fare un documentario sulla fabbrica di Campogagliano, quindi teniamone conto. Lo trovate anche sul suo sito, il suo film molto bello. Uh-huh. E lui in questo documentario, Loris Bicocchi, dice: quando a noi dipendenti durante il fallimento ci dissero venite dentro e prendete le vostre cose dalle scrivanie, lui non andò a prendere niente, con la speranza di poterci tornare e trovare tutto sulla sua scrivania com'era. Quindi immaginatevi la persona di cuore, quant'era di cuore Loris. E Loris è una persona straordinaria, perché ogni volta che abbiamo sempre avuto bisogno di una qualche curiosità o così via, cioè anche una volta, vi raccontiamo questa, io ero a fare un documentario sempre lì, no? Che poi non è mai andato in onda questo qua, quindi, e avevamo il problema che la lancetta della benzina, ad un certo punto abbiamo visto che la benzina è B110, la lancetta era a metà, e allora noi abbiamo detto: ma come? Cioè non c'è già più benzina che ci ha dato con il pieno?
E però non capivamo come aprire il serbatoio e da quale lato fosse, perché c'erano due prese di fianco. Allora io avevo 110 a due serbatoi. E la storia era che io ero lì, non lo sapevo, allora ho chiamato Loris che mi risponde e mi fa: pronto Enrico, dimmi. Guarda Loris, avrei due domande sulle B110, mi puoi dire? Lui mi fa: guarda, sono a Nardò, sto provando un'auto, però ti rispondo, dimmi velocemente. Allora lui mi fa: no, guarda, allora intanto il tasto da tirare per aprire il serbatoio è sopra, e quindi c'è la levettina, e lui mi fa: guarda che la lancetta è a metà, perché le B110 ha due serbatoi che non sono comunicanti, quindi la lancetta sta a metà per il primo serbatoio, scende del tutto verso sinistra, poi quando finisce quello lì ritorna su del tutto e poi dopo parte il secondo serbatoio. Ma penso, e c'è proprio un segno che fa vedere qual è il primo serbatoio e il secondo che sta andando. Quindi lui però è straordinario, perché ogni volta che c'è bisogno tu lo chiami, lui: io ti richiamo. C'è sempre, anche se è nel posto più sperduto del mondo a provare un'auto, ed è straordinario. Ma poi io adesso do l'input a mio padre. Noi, avendo come famiglia all'epoca, mia madre e mio padre abitavano dentro proprio la foresteria, dove tutti i più importanti come Artioli vivevano, ci sono delle storie straordinarie, come ad esempio Materazzi e la sua famosissima pasta alla puttanesca, che Artioli gli chiedeva sempre di fare perché lui sapeva fare proprio in una maniera buona. Non so, Pa, se ti ricordi, te lo raccontava la mamma l'altro giorno. Praticamente l'abitazione del custode era la foresteria, cioè Artioli. Praticamente c'è questa casa dove io ho abitato per 30 anni, che un quarto della casa era abitazione del custode, il resto della casa era al piano terra questo salone con la cucina, questo tavolo rotondo di 1,80 m per 9 persone, con questo salone, e sopra c'erano 7 stanze con relativi bagni, c'era la camera di Artioli, suo personale, più dove venivano a rotazione tutti i tecnici che venivano da tutto il mondo. Perciò alla sera, in foresteria, perciò in stabilimento, Artioli usava la possibilità di fare delle cene di lavoro, e dove effettivamente, in questo caso, Materazzi gli veniva dato il compito di organizzare lui a volte il primo piatto, sì. E dove effettivamente, perciò come possiamo dire, la fortuna... Ed era la puttanesca, no? Perché Materazzi è pugliese, se non sbaglio, ed era la pasta alla puttanesca. Cartioli gli piaceva come la faceva lui, e quindi cucinava Materazzi. Bellissimo. Sì. Finché parliamo di nomi, ci riuscite a dire anche, oltre a Materazzi, che l'avete appena citato, oltre ad Artioli, che ne abbiamo parlato fino adesso, anche gente come Stanzani, Forghiero, anche tutti i ragazzi che hanno poi partecipato al progetto Le Mans, che però non è durato tanto. E si conclude qui questa primissima parte dell'intervista che abbiamo fatto al custode della Bugatti Campo Gagliano e a suo figlio, e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre mercoledì, con la seconda parte di questa fantastica, fantastica intervista. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine, e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao!